Verrà deciso al turno di ballottaggio in programma tra 2 settimane il nome del prossimo sindaco di Manfredonia, comune tornato al voto dopo la fine anticipata della sindacatura Rotice. Si sfideranno i 2 candidati più suffragati, Domenico Lamarca, alla guida di una coalizione di centrosinistra composta da PD e 5 liste civiche che ha raggiunto il 47% dei voti, e Ugo Galli, candidato di una coalizione di centrosinistra destra composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e 5 liste civiche, che si attesta invece poco oltre il 25% dei consensi totali. Esito del ballottaggio che potrebbe essere determinato anche dalle alleanze, da possibili apparentamenti con i candidati sindaco che si sono classificati terzo e quarto al primo turno, e cioè Antonio Tasso, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e 4 liste civiche, che ha raggiunto il 18% dei consensi, e Vincenzo Di Staso alla guida di una coalizione composta da UDC e 2 liste civiche, che si ferma poco sotto il 10%. E allora ascoltiamo le parole dei 2 sfidanti. La democrazia dice questo, però si va ai tempi supplementari con una bella partita giocata con entusiasmo, con tanti bei giocatori, ma soprattutto una partita giocata strada per strada con la gente. E questo è il risultato più importante. Le sezioni, nelle varie sezioni siamo in vantaggio, e questo ci dice tanto. Quindi siamo pienamente soddisfatti di questo risultato, che dà ragione a chi ha voluto scommettere su una nuova figura, a chi ha voluto ricompattare il centro con Domenico Lamarca, che non è più una scommessa, a quanto pare sembra una certezza. Il ballottaggio sarà una nuova partita. Sicuramente il ballottaggio è una nuova partita, noi saremo innanzitutto all'ascolto della gente, all'ascolto della città, e poi ci confronteremo con quelle che sono le forze democratiche e progressiste. È possibile ricompattare il campo largo, magari portandosi il Movimento 5 Stelle con voi? Noi ci interfacceremo e ascolteremo tutte le forze, e sicuramente quando troveremo dei punti in comune, sicuramente potremmo pensare a un ballottaggio. Ci sarà da inseguire. Ci sarà da inseguire, ma noi siamo pronti a riproporci con assoluta convinzione, con consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre propensioni all'approfondimento dei temi che riguardano la città. Lancerà un appello ai candidati esclusi dal ballottaggio? Guardi, ripeto, adesso procederemo ad analizzare il quadro mutato alla luce dell'espletamento del primo turno, ed effettueremo tutte le valutazioni conseguenti con estrema serenità, ripeto, e con la convinzione piena dei nostri mezzi.